Tra condizioni presento la vendemmia degli iblei, iblei per dire l'area degli iblei, riprese Silvio Piccitto, regia Giuseppe Zanni. Incontrare Sarbucci, ci sarebbe la strada che porta tra Agata e Vittoria. Nel cuore della produzione. Nel cuore della produzione, esattamente. E precisamente nella azienda agricola. Azienda agricola Cortese. Ora, fra qualche attimo, vedrete la vendemmia. Vediamo uno che mangia in questo momento, mi pare giusto, col vino dell'anno scorso però. Si capisce. Allora, e questa zona, signor Zacco, che lei ha potuto visitare anche da parte di Telenovo, ringraziamento all'azienda Cortese, è una zona ricca da questo punto di vista. E che mancano vitele. Ma soprattutto di uva tataura o anche da mosca? Questa risposta la darà il signor Piccitto, perché il signor Piccitto lì, non dico che c'è nato, però ci è cresciuto, perché suo papà ha un pezzo di vigna e ce l'ha ancora, attualmente ce l'ha ancora. A lei la parola, signor Piccitto. Cosa stanno facendo in questo momento? La pulitura delle botti, per togliere tutta la crosta, no? Sì. Cioè la zona è ricca, molto ricca, cioè che è contrada a Bastonaca, che è molto ricca di viti addette, diciamo, che si chiama il tipo di uva detta Giacchè, quella nera. Sì. E poi ci sono anche delle zone dove c'è molta uva da tavola, la cosiddetta Italia. Sì. E sono ricche, cioè la zona di Pedalino, come ho detto poco fa, contrada a Bastonaca e Sabucci. Siano confinanti tutte e tre, questa è Bastonaca. Sono tutte confinanti. Infatti si dice questo è vino Rofunna Bastonaca. Ha capito? La più famosa. Zacco, lei sapeva questo? No, non lo sapevo. Si dice infatti di dove, questo è Giacchè, è tipo esattamente, di vino, è il tipo vino, vino corposo. E qui vino... siamo in piena vendemmia. Esatto. Che è successo? È radio no, questo sta signore? Cantando, ora, sta cantando. Adesso abbiamo alberi, così c'è, viti molto alte, in filari. Sì, non sono le vite di una volta che erano alte 50 centimetri? Queste sono quelle a tettoia. Sì. A tettoia. Sono... quanta bella regina. La mettono nelle ceste questa uva, poi le ceste vengono caricate su un camioncino e vengono trasportate al palmento. C'è un palmento antico, diciamo antico, vecchio, dove ancora ci sono tutte le attrezzature che usavano 40 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa. Esatto. Ora, fra poco, dopo, vedrete il palmento. Io ne ho visto uno modernissimo, ma è con silos in acciaio inossidabile, insomma, moderno, credo che... E ormai sono tutti moderni. Sì, quindi ormai avete scovato tutto. Questo antico con la pigiatura, l'avete fatta con torchio o con i piedi? Ormai tutto con il torchio, con i piedi la vedremo dopo nella sagra, la pigiatura con i piedi, ma la vedremo nella sagra che si è svolta a Pedalino, dopo faremo quella. Che fa? Canta ancora questa? Canta ancora. L'uva viene raccolta, messa in queste ceste, naturalmente queste ceste viene caricata di plastica sono ora. Sono di plastica, una volta... ci dobbiamo rassegnare, le portelle, i tempi cambiano. Una volta invece erano panare, cufina. Erano i cufini, i cruede veramente, erano cruede. Allora. Ci dobbiamo rassegnare oggi. Ma anzi, questa... già tanto che siamo riusciti a fare questo, io lo considero documento, le operazioni che facciamo, certo. Io e Silvio Piccitto sono documenti, indubbiamente, e nient'altro, indubbiamente. Lo facciamo per passione. Senta, signor Zacco, un albero, una vita di questo genere, quanti chili di uva potrebbe dare così? Qualche... Senti, io penso che ci saranno state almeno 20 chili di uva, è vero? All'incirca quanto è carica? Un 30 chili. 30 chili di uva? Per la tettoia, sempre a tettoia. Buonasera. Buonasera. Lei si considera esperta? No, non sono esperta. Ma le fa? Perché aspetta che da che era buon anno mi rimamato. Ah, bellissimo. Che uno con docce che ogni volta si usava sfrazzoso, anche se non si era nei verde. E come li faceva, signora? Mamma, vediamo, io ci parlo a siciliano, ci parlo. Lei si parla a Ravusana. E dopo la sogna a Ravusana. Brava, parla a Ravusana. Ne vediamo, perché nemmeno eravamo padroni di vigna. Ma tempo, resta tempo, era ratina. Ne vediamo una gabbietta di ratina. Un 5 kg, insomma. Ah, sì, e poi c'era una gabbietta di tavolo, quando eravamo lì, un 5 kg una gabbietta. A sentia, tutta a forza di mano. Poi a volava. Là? A
culavano, ho capito, sì, esatto, passavano, sì, esatto, a cercare qualche rito, qualche cosa. Giusto. E poi se veniva da com'era il raiale, la ragina, accotturava e la faceva stringere tanticcia. Quante ore, signora? Quanto tempo? Ma che ci posso dire, mensurata già qua. Mi sembra pochino, mi sembra. Comunque, no, vabbè. No, non era pochino, perché dipende la ragina di quando era roce. Giusto. Se dire che da buono era un gusto, che da testa, magari non sai a fare cuocere. Poi mia madre pigliava la pasta, la farina. Sì. La impastava. Una fagia a cudurebbe, a causonebbe, che ne usavo un monte di pettine, ne facevamo i macarroni. Che io fino a stura ancora mia figlia ci ha fatto per carnovale. Bellissimo. Poi, che se cane, ossia se io uomo miennale, che abbonano me, ma faccio non buttare miennale. Io pensavo, immaginavo la macchina, immaginavo. Se ci metteva di sopra? No, aspetta, io pensavo, poi vediamo sta miennale. E ambastavamo con tanticcia di zucchero squagliato. Sì. E facevamo come se non avessi tortelline. Sì, perfetto. Lo sapevi, tortelline. Perfetto. Questo impasto veniva messo dentro. Sì, questo impasto veniva fatto come i tortellini. E poi impastavamo, e cucinavamo un tosto mele fino a che squagliava, un tosto vino. E dopo che erano quasi buone e scennavano, ci arrivavamo a miennola, perché a miennola abbistoliamo un mondo in piancia, ma perché se abbistoliamo un mondo a funno, non veniva atturrato come... A miennola, e sì, poi quando mancavamo una macchina per immaginarla, ma immaginava se ci spezziare agli altri, ogni poco tempo, sapete, tagliandola fino a fine. Esatto. E con scanto, che non mangiavamo, ma madre mi diceva, insegnatemi magari a frescare. Ma io non è che mi faccio frescare, perché ne abbiamo un femmine che ne io mi insegnare a frescare. Perché fischiando non si voleva mangiare. Se non mangiavo i miennele, li mangiavo. E per questo, quando chiste, dopo che era tutto bello cotto, tutto cotto, li pigliavamo e abbiamo un po' cotta. Ho capito. Poi ancora abbiamo già miennele senza cotta, ci abbiamo ancora sopra. Senta, perché signora, era l'unico pezzo che noi facevamo a macchina. Sentiamo come le fa questa signora. Io dico che, cioè, il mosto si prende il mosto, o picciato con le mani, o quello che fanno la picciatura da palmiento, no? Sì, sì. E perciò poi, mentre che è dolce stesso, no? Si bollisce. E poi si ci mette un po', diciamo, pece morta, oppure un po' di cenere, o magari tunachina, neanche ci diciamo. Sì, e si mangia la lucidità questa? E poi si fa fino all'indomani, no? Si fa raffermare. Si fa serenare, dopo che è bollito, no? Esatto. Si fa serenare all'indomani, si cula ben pulito, e poi si fa cuocere un po', certo, una mezz'oretta, dipende quant'è che è la quantità. Sì. E poi si fa questa pasta, diciamo, come i causonetti. Come per i fagioli, la pasta, come sì, si fa pasta, per i fagioli. Sì. E poi se ci mette magari, non so, un po' di assenza di garofano, di camomo, mandorle macinate, tutto questo, insomma, una volta che sono cotte, sono buone. Io sono la signora che telefono da Comiso. Ah, la patria allora, eh? Sì. Allora, signora. Io le faccio ogni 5 litri di mosto, un chilogrammo di farina. Bene che bollono, glieli butto. E per me, anche che stando 15 giorni, sempre si possono mangiare benissimo. Ma la farina gliela butta così o prima fai no. La pasta? Prima la faccio pasta, la pasta, perfetto. Le cavo e poi gliele butto. Mandorla ce ne mette? Dopo ci metto un po' di cacao, ci metto garofano, cannella. E la le cose cugina è fantasia. No? Anche ci metto un po' di scotto di limone. Da dove chiama? Da Modica. Addirittura, allora, la patria dei dolci, Modica. Allora, signora. Allora, farina. Sì. Mosto, dolcificato. Può indicare le quantità, signora? Dipende dalla quantità che se vuole fare, comunque. Partiamo, per un chilo di farina, quanto mosto utilizzare? Ma un mezzo litro. Ho capito. E poi si impasta, naturalmente. Si fanno poi dei quadratini. Oppure dei tocchetti, sì. Che si possono fare di forma diversa.
possono fare agli occhi oppure si possono riempire con la conserva di mandorle. Benissimo. Senta signora, lei, abbiamo sentito, non so se lei ha potuto seguire le altre telefonate, questo fatto di mettere del calcare a pietra morta, della cenere, ma lei la mette? Sì, con la cenere. E dovrebbe, viene più dolce con la cenere? Viene dolce, sì. Ho capito. Signora, quando... è dolcificato il morto. Da quanto tempo non le fa adesso lei? Da quanto tempo? Da 24 ore. No, allora, signora, ci aspetti che veniamo stasera, signora. Non ce la più. Sì, buonasera. Buonasera, da dove telefona, signora? Da Ragusa, da Ragusa. Brava, dica la sua, signora. Comunque, io non faccio solo, cioè, quella, solo la pasta. Faccio anche quelle ripiene. Cioè? Con ripiene con mandorle. Bellissimo. Zucchero. Con aromi, cannella, camomo, chiodo di garofano. Ma questo... tipo raviole, tipo raviole. Tipo raviole, ecco, sì. Come diceva quella signora, tipo... Sì. Tipo... tipo raviole. Sì. Allora, ce lo descriva brevemente, signora. Cioè, se si mette mandorla tritata. Sì. Con aggiunta di un po' di zucchero. E poi gli aromi. E cioè, l'impasto poi si fa con del mosto. Sì. Poi se... cioè, se non è che si fa proprio come una raviola, ma si fa tipo una caramella. Una caramella, sì. Ecco, sì. Tipo un tortellino, dicevano. Ecco, tipo un tortellino, sì. Ma più a una caramella che a un tortellino. Sì, esatto, sì. Ecco, e poi si bolle il mosto, cioè si fa un pochettino, se, non so, si fa stringere un pochino perché sennò... Per quanto tempo? Un mezz'ora? Beh, una mezz'ora, tre quarti d'ora. Sì. Ecco, e poi si mettono giù insieme, sia l'uno che l'altro. Ho capito, sì. Sono... Bene. C'è signora. Diverse, non è il solito. Certo, infatti signora, c'è una piccola variante sul tema. Ecco. L'ultima volta quando le ha fatte, signora? Ma veramente l'anno scorso, per quest'anno non l'ho fatta ancora. E intende farle? Sì, senz'altro. Grazie signora. Prego, grazie, buonasera. Signora. Buonasera. Gentile, buonasera. Molto gentile. Buonasera, sono il signor Giaquinta da Ragusa. Allora, signor Giaquinta, lei come ci sta con che gullurene, bene o male? No, io volevo dire un'altra cosa. Non solo con il mosto si fanno i gudderete, a mustata si fa anche un vino cotto, che una volta si fanno i piccerete. Ma c'è cioè, un procedimento che si ferma prima del fare la mustata, si fa più liquido, com'è? Lei lo sa fare? L'abbiamo fatto qua in famiglia. Ma ce lo dica come si fa? Si fa che si prende il mosto. Sì. O se c'è via, se c'è via lo stirro, la pietra morta. Per mangiare se la cedetà. Ha visto? Ecco, abbiamo bravo, bravo signor Giaquinta, allora abbiamo indovinato. Allora. Mangiare se la cedetà. Si stava 24 ore, intuppato. Io un vinagre frammenta e dopo si imbottiglia. Certe volte se non si sa imbottigliare. Scoppia. Scoppia. Come le conserve di pomodoro, per ecco, sapore. Come una specie di conserva, come facciamo i bottigli non rausano. Esatto. Senta, ma perché si dava ai bambini questo perché si dava ai bambini? Come sostanza... Era come una sostanza, come una vitamina, come antibiotici che esistono ora. Addirittura. Beh, interessante. Perché grazie. Io da piccolino mio padre me lo faceva e me lo dava. Una mezza medicina, insomma. Ecco, come medicina. E finora mio padre lo fa e l'ha date ai miei nipoti e cose. Quanti anni hanno questi nipoti? Giovani sono, bambini? Fra i 4 e i 5 anni. Telefono da Ragusa. Da Ragusa, come si chiama signora? Io mi chiamo signora Arezzo. Dica signora. Dunque io volevo parlare del gelo di mosto. Il gelo. Il gelo di mosto? Sì, è una crema praticamente, sì. Che si fa col mosto. E l'aggiunta di mandorle tritate, abbrustolite, poi si mette l'amido, poi si mette un pochino di cacao e viene una crema squisita. Un dessert, signora? Una sorta di dessert? Sì, certo, poi si mette nelle varie formine, insomma, sì. Ho capito. Viene un dolce veramente particolare. E come si prepara, signora? Ecco, come si fa la crema praticamente? Si mette... Cioè, se lo dica praticamente, il mosto si mette a cuocere? No, sì, il mosto già dolce praticamente, si toglie l'acido con... Una specie di bianco mangiare, signora. Sì, perfetto, una specie di bianco mangiare, però viene, è però viene molto scuro e squisito. Indubbiamente. E poi si fa la dose come per la crema, si mette l'amido, ecco il cacao...
le mandorle tritate e poi si mette sul fuoco per una mezz'oretta ed è già pronto. Signora, lei come ha acquisito questa tecnica? Da mamma sua, dai suoi parenti? Sì, intanto ecco, da mia nonna, così poi l'ho fatto, lo fa mia madre, e abbiamo la produzione del mosto e così. Ho capito. Le vigne ce l'hanno, in quale zona ce l'hanno? Vittoriese o Comiso, Marina di Ragusa? No, dalla parte di Chiaramonte, praticamente è Comiso, sì, il prolungamento di Comiso. Sì, verso Ticchiara lì, verso sì, quella sì, zona. Perfetto. E allora 50 anni addietro la vendemmia si faceva. Io ho fatto la vendemmia nella baronessa Russo a Velarino. E quindi del mestiere. E allora eravamo sia operai, da cugino ma regina. E allora c'era un mulo che veniva a piantare le vigne. Un tempo con la mula già scaragava, noi facevamo una voce sia cruede, della Cina. Cruede. Veniva un mulo. A carregare un mulo e la buttava al palmiento. Al palmiento c'era un altro operaio con un paro di scarpuna. Mi scusi un attimo, in questo momento nelle immagini stiamo vedendo il palmento dalla parte interna, sì. Le botte. Parle signora Restia. E allora, quello con quello di scarpona, dalla mattina fino alla neve, la sera, pistava sempre la Cina. Che c'era un'aria, si chiamava l'aria, che poteva essere 1,50 m con 2 metri di lunga. E allora pensando a piedire a lua, poi quando era tutta bella pistata, aveva la palla e la buttava a nuovo deniero, sta regina. E allora alla sera, o l'una sera no, o l'una sera restava in fermentazione questa uva. Nella tinozza? Nel tenello. Sì. Tutto quello uovo che abbiamo raccolto una giornata. Per quanto tempo? Restava? 200 kg, 400 kg, una tonnellata, non sappiamo. Tutta quella che abbiamo raccolto. E allora stateva 24 ore. Ah. E allora dopo, all'indomani sera, o martedì, c'era un altro teniero, con il fissatore della regina, abbiamo andato a un altro teniero. E allora tutti i 6 operai, alla sera, ne avevamo tutti in scarpe, a piede nude. E pistava. Allora, un pesatore dell'uva calavano a tenere che c'erano 4 palite, dall'angolo, una da banna e una in cabanna, e con una cruvetuzza recanna, come un cufenieto, intaccava tutta la rappoglia. Lo tenero, e noi mano a mano abbiamo montato un guanzo. Usate che era un guanzo come un gomo gannita, così da un bello metro rotondo. Usate, signor Rosa, ha visto lei? No. E allora si buttava tutta questa pasta da, sabbiava. E allora come sabbiava la pasta da, si metteva sotto il guanzo e ne mettiamo quattro a girare questo guanzo, a prendirlo sotto pressione. Perché è un torchio, un guanzo. Un torcio, girano, esce tutto a un vino, a un musto stringendo questo qui. E allora dopo con era mezzo stretto, che bagliola, ti si operai, che bagliola, chi non vogliono tenere, noi a mano io andavo tutti, c'erano tutte le 700-800 barrila, anche di 1000 barrila, sape, e abbiamo montato tutto. Abbiamo non deutte, c'era un canalone che gli andava utte direttamente questo busto, e carriamo un busto da. Dopo poi un'altra volta, dopo che era bello stretto, si spostava una volta, si smontava e si sgrazzolava. Una volta tutta questa pasta si sgrazzolava a riere si metteva dentro lo punzo e a riere si pressava un'altra volta, a pressare a riere. Cascia tutto quello che arriva doveva uscire. E tutto questo era la ventina di 50 anni, o 1918. A Ragusa non abbiamo più vigneti, nel territorio di Ragusa non abbiamo più vigneti. Perché non abbiamo più vigneti? Perché 100 anni fa, quando c'erano i vigneti, e precisamente dove oggi c'è la diga, mio nonno, ecco parlo di fatti storici, mio nonno aveva i vigneti.
per una malattia che io non so, la ignoro, me lo raccontava sempre mio padre, questi vigneti sono seccate. Sono seccate quando mio padre aveva 10-12 anni. Mio padre era del 74, 1874. Quindi questi vigneti sono seccati negli anni 80 del secolo scorso. Altri vigneti li avevamo nel territorio di Ragusa, a Marina di Ragusa, onde c'è a Castellana, dove sì, ci sono tutte quelle ville. Una volta da quel promontorio fino al mare, dico una volta 50 anni fa, non tanto lontano, mi ha informato un vecchietto 2 mesi fa a Marina di Ragusa che ci lavorava. C'erano tante vigneti. Poi, come al solito, i vigneti sono seccati e siamo rimasti senza, esatto, vigneti nel territorio di Ragusa. Allora si parte dal succo d'uva, che si deve fare bollire per evitare che fermenti. Questo è il motivo per cui si fa bollire. Si aggiunge la cenere o la pietra morta, e il motivo è chiaro, perché il succo d'uva, come tutti i succhi di frutta, contengono degli acidi naturali, sì, e quindi la cenere, che essendo un prodotto basico, equilibria, elimina l'acidità e quindi dolcifica naturalmente. Ma non è solo questo il motivo. Si deve mettere la cenere perché aiuta alla decantazione, quindi toglie tutte le sospensioni, per cui il giorno dopo il mosto è pulito, perlomeno la parte superficiale, mentre tutto il resto va al fondo. Con questo mosto base, che è il mosto base, si possono fare 3 cose. La prima cosa sono i cudurelluzzi, di cui ora ti dirò. La seconda cosa è la mostarda, la terza cosa il vino cotto. Quindi si deve partire da questo mosto di partenza. I cudurelluzzi già l'hanno in qualche modo detto, non è altro che della pasta di farina impastata con un po' di questo mosto, e quindi mi stai a ascoltare, vero? Sì, sì, perfettamente. In religioso pasta, silenzio, Perfetto, il religioso silenzio. Questa pasta che viene cotta dentro ancora il mosto stesso, per cui si dolcifica e viene aromatizzato. E questi sono i cudurelli, almeno nel vittoriese. Mentre i cudurelluzzi, che è un diminutivo, sono ancora migliori, perché si fanno a forma di barchetta e riempiti con quella graniglia di mandorla tostata passata nello zucchero. Quindi diventa ancora più dolce, ancora più buono. La mostarda, quella signora di prima ha parlato di gelo, di succo d'uva, in effetti è lo stesso procedimento della mostarda, è sempre questo mosto che viene fatto bollire, e dentro si può procedere con 3 modi, uno che è la mostarda più delicata, mettendo dell'amido, l'altro sistema come facevano gli antichi, che era la semola, ma viene un pochettino più grossolana, e c'era anche un terzo sistema, che era quello che lo mescolavano con il succo di cipollina, ma lasciamo perdere, quella è un'altra questione. Quindi o amido, che è più fine, o mostarda. Questo budino, quando è fresco, è un budino, si mangia, e poi è messo al sole ad asciugare, diventa quella famosa mostarda, prodotto secco da conservare. Chiedo scusa, Peppe Cole, chiedo scusa, tu stai vedendo le immagini intanto, no? Sì, sì, che ti vedo, sono messo a distanza e li sto vedendo, che stanno ballando, e per lo poi faremo la prima domanda, se il vino era migliore, quello di prima o quello di oggi. D'accordo, scusami. L'ultima cosa, il vino cotto. Il vino cotto è sempre questo stesso mosto pulito, che già descriveva Plinio 2000 anni fa, e che ancora oggi si fa allo stesso modo, perlomeno chi lo sa fare, che è quello di farlo ridurre a 1/3 del suo volume. Vale a dire, se tu metti 30 litri di questo mosto e lo fai cuocere, lo devi fare ridurre fino a 10 litri. Quando sei arrivato a 10 litri hai una specie di sciroppo, molto dolce naturalmente, scuro, che poi servirà per fare altri dolci, per esempio il mostazzola, servirà per altri usi, o anche come dolcificante, oppure come quel signor altro che aveva parlato prima, che lo dava ai bambini, che poi non è altro che un energetico, tutto lì. Fino a qui ci siamo, mi pare, e abbiamo chiarito come procedimento. Se ci sono domande, aspetto. Sì, sì, come no. Allora, intanto tu sei un esperto anche di... Il quadro è chiaro, no? Sì, perfetto, di altro settore culinario, la tua ricerca sui dolci antichi, cioè. Si chiama mostarda o mostata? Mostarda. Ma le mostarde non sono delle salse? Il ragusano si chiama mostata. La mostarda è quella del Veneto, quella trevigiana, non è altro che una specie di candito, un po' con senape, per cui è un prodotto salato, diciamo, per la cucina salata, accompagna i brodi, ma si chiama pure mostarda. Questa qui è mostarda.
Sì, sarà ma un detto Ragusa, mi scusi signor Core. A Ragusa no, eh? Mi scusi signor Core. Ma quello poi è dialettale, poi tu sai che dal dialetto ognuno italianizza come crede, ma in italiano nei vocabolari si chiama mostarda. Ecco, in dialetto ragusano mostata. Beh, anche a Vittoria si dice mostata. Esatto. Per il mosto credo che la R e la D finale non ci siano, mostata. Comunque, ti ringrazio per presente. Senti, allora, tu, questa, adesso la domanda a Peppe Core, enologo di fama, veramente. Allora, è meglio, sii sincero, come il tuo solito, è meglio il vino fatto come abbiamo visto in questi momenti o come si fa adesso? Ti dirò che è sbagliato l'un modo e l'altro. Ti saluto. E per forza, era sbagliato quello fatto coi piedi, perché per motivi anche igienici, per motivazione per cui il vino non aveva una sua precisa modo di conservarsi, anche per fortuna che a quei tempi si avevano gradazioni alte, ma allora era l'alcol che conservava il vino, ma non si avevano dei vini rozzi, grezzi, tant'è vero che noi siamo famosi in Sicilia, in particolare in altre zone, per fare quei famosi vini da taglio che non sono i vini da tavola, c'è una finezza, una differenza. Ed era sbagliato quel modo, perlomeno era esasperato, come esasperato invece la tecnologia moderna. La tecnologia moderna che cosa ti dice? Il vino fermenta da solo, no? E come si fermenta? Il mosto lo si spreme e poi piano piano parte la fermentazione. I vinotecnici di oggi cosa ti raccontano? Ti dicono che ci sono i fermenti buoni e i fermenti cattivi. Allora cosa facciamo? Li eliminiamo tutti e ci mettiamo i fermenti in scatola, cioè quelli in allevamento, quelli già allevati, per cui si ha un prodotto neutro, si ci mettono questi fermenti e si ottengono i vini di oggi, e questa è un'esasperazione al contrario, i vini si appiattiscono, i vini hanno, non tutti hanno una sua personalità ben precisata, infatti i grandi vini italiani non seguono né l'uno né l'altro modo, i grandi vini stanno a centro dove c'è una artigianalità, una professionalità antica e c'è anche un po' di enotecnologia e enotecnologia moderna, ma non esasperata come dicevo prima. Negli anni 30, 32, 34, 35, a Ragusa, in via Roma, sfilavano i carri con l'uva, c'erano dei cerchi, dei semicerchi nei carri combinate e poi appendevano l'uva. Sti carri erano bardate naturalmente con i pennacchi e sfilavano. Noi ragazzini, io mi ricordo che da ragazzino mi divertivo con questa festa. Qualche grappolo di uva la regalavano e poi si vendevano l'uva a prezzo basso. Era la festa dell'uva degli anni 30. Cioè mio padre ha passato la gioventù cioè nella contrada Fontane, dove c'era il padre del colonnello Coria. Giuseppe Coria. Ah, benissimo. Esattamente, negli anni 30, così 30. Sarà un ricordo bello anche per Peppe Coria. Nella tina, la famosa mezzatina. E completa il lavoro della pigiatrice meccanica con i piedi, così come si faceva tradizionalmente nei nostri palmenti, che qua in zona era con i piedi viene pigiata delicatamente, senza danneggiare l'acqua, cosa che per la mortificazione è importantissima. Poi viene tolta la pigiatrice meccanica e il secondo pisatore entra pure nella mezzatina. Intanto l'altro, Salvatore Cavaliere, prepara a scaricare il conto, il famoso conto. Giannuzzo, viene disarmato il conto per rimettere la nuova pasta che è stata pigiata da poco tempo. Allora, disarmiamo il conto, benissimo, lo svitiamo. Vai, vieni, giriamola adesso, giriamo. Gira, 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 gira. Dai. Viene svitato fino all'estremità del lastre. Va bene, va bene, va bene. E adesso vengono tolti i famosi pugni. Vengono predisposti ad alto, vengono predisposti per poi non avere problemi per rimetterli di nuovo nel corpo. Venire,
attenzione che ti arriva sotto i piedi però, eh. Andiamo, andiamo. A posto, aspetta che ripigliamo. Però attenzione. Adesso la pasta viene... Cangiduzzo! Uno da uno. Però tenendo viene fatta che cangiduzzo. Cangiduzzo tradizionale, pasta di viri e di carne. La pasta viene immessa nel conto per essere poi ristretta di nuovo. Attendo prima. Mettilo su coppa. Un cangiduzzo viene fatto scolare che non abbia un musto in terra e quindi successivamente la pasta dopo. Bene. Dai, dai. Ora lo succedete. Lo succedete per. Bene, vediamo lo scolare, succedete c'è l'acqua. C'è l'acqua, ok. Dai, ce lo voglio. Ma. Dietro loro. Attenzione. Ora viene pigliato musto e coccia e viene annunziato in dopo. Buona, vediamo i cocci, sì. La bomba manuale che avremmo ripigliato. Di nuovo ad armare il conto. Prima viene messa una piastra di legno per schiacciare la pasta d'uva messa nel conto e poi i cugni che faranno da tramite tra la vite senza fine e la pasta per consentire lo schiacciamento e quindi l'essiccamento della pasta. Cambiano i saltarelle e sono e si inizia ad avvitare, si avvita manualmente finché non arriva sui pugni. Benissimo, ok. E dopo mettiamo la stanga. Ciao, la stanga. E quindi si arriva alla stretta finale. Adesso la pasta 2 viene compressa dalla piastra di legno, dai pugni e dalla vite senza filo. E viene essiccata totalmente senza schiacciare il raspo e senza danneggiare l'acino. L'altro pesatore dà una puletina o cangiduzzo per scaricare un nuovo mosto. Toglie qualche macchina di uva che si va a intromettere nel cangiatore. Che è buono già. Fa riposare. Ciao ancora. Il
questo viene fatto dimostrare gradualmente, per permettere che la pace sia lì. Una bomba tradizionale, una bomba manuale, antica, il mosto dal tino alla bocca. La bomba è una tradizionale bomba antica, questa con un monopistone. Allora la porzione del mosto che è stato pigiato poco fa viene buttato in questa pendolone. In questo pendolone per essere, sì, o caurare, il termine dialettale tipico, e viene addolcito con cenere, che è una tradizione delle nostre donne, che appunto per togliere acidità dal mosto aggiungono della cenere, che è un carbonato di potassio, e tira fuori acidità e addolcisce il mosto. Dopodiché viene messo sotto a bollire. Dopo un'oretta di ebollizione viene fatto decantare tutta la scoria di mosto presente nel mosto, e quindi viene spenta la fiamma e lasciata riposare per una buona mezz'oretta. Il mosto dopo aver riposato e decantato viene successivamente portato in quest'altro pendolone già decantato e con le scorie del mosto separate. Dopodiché viene fatto viene di nuovo portata ad ebollizione e vengono immesse i cucchiaretti. E si portano a cottura. I cuturetti sono fatti con pasta di farina di grano duro e impastate con acqua e un po' di mosto pure dolcificato per dare sapore. Che sarebbero come i causuneta, praticamente. E sono i causuneta. Sono i causuneta. A pedalino li chiamiamo cuturetti. Cuturetti. Ma in quest'anno sono causuneta. Anche a Ragusa vengono chiamate così. Cuturetti. Invece di mettere i famosi cuturetti nel mosto, se aggiungiamo la semola, noi andremo a fare la mostarda. Ah, ecco. La mostarda. Ecco, la mostarda. Ecco. Dunque, procediamo alla cottura della mostarda. Viene immessa nel mosto in ebollizione della semola. In ragione di quanto? 800 grammi di semola per un litro di mosto viene aggiunto. La semola viene immessa a poco per evitare che vada nel mosto e quindi si formi agrumoli attorno al... E pronto, sì, sono il dottor Mauro da Comiso. Ah, buonasera, dottor. Volevo fare delle osservazioni riguardo al conzo che è stato fatto vedere in trasmissione, che non è affatto il conzo tradizionale della provincia di Ragusa. Sì. E quello è un conzo che ha massimo 30 anni, oltre alle stesse dimensioni piuttosto ridotte, ma questa ha un'importanza relativa alle dimensioni. Sì. E praticamente il conzo tradizionale della provincia di Ragusa, e diciamo per questo secolo, perché poi se vuoi gli descrivo anche quello del secolo scorso, per questo secolo era sì cocangiedu, praticamente con le asse formate dal cerchio delle asse di legno, però la parte superiore era a croce, quello che si abitava nella vite, e la leva, anziché essere superiore, era laterale, e nella leva laterale si inseriva in una ruota e si faceva scendere poggiando il peso del corpo, poggiando i piedi. Quindi questo secondo lei è più moderno, diciamo? Sì, questo qui è un conso che ha massimo 30 anni. Ma che differenza c'è dal punto di vista sostanziale tra il prodotto? Ai fini della vinificazione, relativo. Ecco. Però se si parla di tradizione, la tradizione non è questa. Vabbè, e per questo secolo era quello, fino agli anni 50. Sì. Nel secolo precedente era un altro ancora, ed era un sistema da acianca. Acianca? Cos'era? Se lo spieghi. Praticamente, su Pocannizzo, il peso veniva dato da una lunghissima leva, generalmente erano tra i 10 e i 15 metri gli tronchi che venivano messe sopra. In punto a questa leva c'era messa una macina,
Scusi, signore, scusi, signore. Prego. Lei ha visto la trasmissione dal principio? No, io l'ho ecco, vista da circa mezz'ora. In principio, quando noi siamo entrati nel palmento dell'azienda agricola, corretto, abbiamo fatto vedere proprio un attrezzo che dice lei, non in uso, ma sì, l'abbiamo fatto vedere. Vabbè, già in uso penso che ce ne siano poche. Un conto di quello che ho descritto che era fino agli anni 50 in uso, lo avevamo fino a poco tempo fa quando dei vandali hanno provveduto a romperlo per vendersi la Ghisa o Pierrovieccio. E chi da Cianca, anche se non funzionante, è uno dei più grandi della provincia di Ragusa e ancora della mia famiglia con una leva di oltre 15 metri. Addirittura? Sì. E quante persone la manovravano? Praticamente la leva era fissa, alla leva tramite i monaci e poi c'era la vite madre cui era appesa una pietra, praticamente una mola, nel peso di un paio di tonnellate, che era quella che si faceva girare per caricare la giacca. Qui siamo alla qui fase siamo finale. Alla festa sempre di Pedalino, con delle ragazze dove che si comprano questo piatto di plastica con i gudderete, ecco. Costava 1500 lire e se gustavano i gudderete dove non conto. Qui stiamo chiudendo la trasmissione, ancora qualche minuto ancora. Qui c'è la signora Piccitto, i figli del signor Piccitto. Ah, ecco che bel bambina che c'è il signor Piccitto. Complimenti. E il bambino non ce lo fa vedere, signor Piccitto. Anche. Eccolo arrivato. Come si chiama? La fotografia del signor Piccitto è lì, guarda. Quando ero piccolino. No, esatto. Come si chiamano questi bimbi? Come si chiamano? Rita e Gianni. Rita e Gianni. E la signora, naturalmente. Noi abbiamo fatto il nostro dovere rispetto verso tutti. C'era anche Giovanni Massa. E chi non che non da manca. Già essere per forza.